Si è finalmente conclusa l'audizione qui a Siracusa della Commissione Sanità. Insieme ad ASP, il sindaco di Siracusa, i deputati della provincia, si è discusso del nuovo ospedale di Siracusa. Ci sono delle buone notizie. Io vorrei ricordare che il 4 febbraio 2019 abbiamo chiesto che la Commissione Sanità venisse qui a Siracusa proprio per accelerare e discutere le problematiche del nuovo ospedale, alla presenza di tante altre persone. Purtroppo questo non è avvenuto, ma è avvenuto solo adesso, ma ci sono delle buone notizie. C'è stato il sindaco che ha dato apertura per quanto riguarda la decisione dell'area, ma soprattutto notizia di ieri è che dalla delibera di giunta sono stati stanziati ulteriori milioni di euro in più, esattamente saranno 160 soldi, quasi 160 soldi a disposizione della ASP di Siracusa per il nuovo ospedale. Questo vuol dire puntare finalmente al DEA di secondo livello e vuol dire anche dare una risposta sanitaria di una certa qualità a questa città, a questa provincia soprattutto. Quindi questo è il primo passo, ovviamente ci saranno gli altri, il giorno 15 saremo al Consiglio Comunale proprio per parlare con i consiglieri comunali, cercare di capire che nessuno li vuole scavalcare, ma che dobbiamo trovare insieme una soluzione veloce, rapida e concreta per poter partire con la progettazione e la realizzazione di un DEA di secondo livello per la provincia di Siracusa, perché questo vuol dire dare una risposta sanitaria vera e concreta ai cittadini di Siracusa e della provincia di Siracusa, perché questo è quello che si merita.